Vicepresidente del Comitato di Quartiere Sacro Cuore, signor Conte Greco Eros. Buonasera a tutti, volevo fare una premessa. Scusate per le mavere, è la prima volta che parlo in pubblico davanti. Partito politico e che non percepisco nessun onere derivante da incarichi politici, ma la vicepresidente del Comitato Sacro Cuore di quartiere di Piano Parcarlo, la via di Caspe, di Via Verde e quant'altro, e soprattutto da singolo cittadino, ho avvertito la necessità di partecipare direttamente e in modo sintetico a questo consiglio comunale informale, in quanto la tematica odierna, cioè il rigassificatore, coinvolge la vita presente e futura di noi tutti abitanti di questo paese. Poiché la costruzione del rigassificatore alimenterebbe il rischio di pericolo territoriale, come si evince anche dalla fonte di informazione più all'avanguardia dei nostri tempi, cioè internet, la quale recita che gli impianti di rigassificatore non possono essere costruiti in territori dove vi sono già presenti impianti industriali. Per tale motivo, anche stasera, con forza, pronunciamo no all'impianto di rigassificatore. Anche se già tale volontà è stata espressa attraverso il referendum, metodo democratico e liberale, nonché costituzionale, da non poter far passare inosservato il risultato. Quindi perché si parla ancora di rigassificatore? Perché questa amministrazione comunale risulta, a malincuore devo dire, risulta favorevole all'impianto? Perché il sindaco, penso che mi risponda lei, perché il sindaco non manifesta apertamente il proprio dissenso, magari indossando la stessa maglietta caratterizzata dalla scritta no al rigassificatore che lo ha vestito in occasione della propria campagna elettorale? Informale diventi anche motivo di profonda riflessione e induca il sindaco e l'amministrazione tutta a non favorire la costruzione dell'impianto. Grazie. Ringraziamo il signor Conte Greco.